Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, oggi mostriamo la nostra ignoranza su un altro gioco. No, perché prima Jerry Scotti presentava chi vuole essere milionario, facevamo l'app di chi vuole essere milionario. Esatto, facciamo cagare. Adesso invece fa caduta libera. E facciamo cagare anche io caduta. Adesso giocheremo insieme, se poi c'è la possibilità magari ci sfideremo anche io e te. Però adesso giochiamo insieme, ok? Okay. Facciamo gioco di squadra e dobbiamo battere. Scegliamo quello più ignorante. Quello che ha l'elmo. Questo che ha l'elmo. Allora, praticamente per scegliere... botte in testa con lui è stupido, dai. Allora, vediamo un po'. V, monta, chi sa d'ira? Ira. No, Furia. No, chi sa d'ira? V, monta, chi sa d'ira? Menta? Mensta? Cos'è? Cosa vuol dire sa d'ira? Che si arrabbia, giusto? Sì, che si incazza. La testa? La testa? No? Testa? Testa? No, Testra Furia Furia Ma se c'è stai zitto. Abbiamo perso per colpa tua al primo mia, turno. Vediamo che cos'era. Incazzato come una bestia. Adesso scelgo io il personaggio. Scegliamo questo qui che mi sembra un po' ignorantello. Dai via. È un professore di arma. Si ammalla nella filastrocca. Ambravacci cicco co. Il Ambravacci cicco co. Tre ci vede sul commo. Con la figlia del dottore. Il dottore. Il do. Do. O. Tu. O. Re. Il dottore si ammalò. Ambravacci cicco co. Facile questa. Vediamo una domanda per lui. Lo dicono i bambini che bussano le porte. Vabbè, dolcetto scherzetto era facilissima. Dai. Adesso noi vediamo. È il titolo del primo film con la gente 007. Licenza di uccidere. Licenza di. R. Ok, perfetto. Licenza di uccidere. Vediamo invece lui cosa chiede. Canale che separa Francia. Dai, da male. Domande facili. Vediamo, lui. Sì, va bene, vediamo, dai. Dove sta una mess sana? In corpo e sano. In corpo. Ragazzi, cioè io ci rino, anche queste stronzate le sa. In corpo. Pio! In corpo. In corpo re sano. In corpo re sano. Che cazzo vuol dire? Men sano in corpo re sano. Solo rine questa storia. Tendenzialmente, secondo la Genesi, quanti giorni durò il diluvio? 42. Ma è semplice questa domanda. Sì, ma basta che faccia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma non la sa, non la sa. Deve essere 42. Ma io non lo so. Però l'ha sbagliata. Vedete, ho detto che era ignorantella sto qui. Allora ragazzi, abbiamo ricevuto 10.000 euro, adesso sfidiamo questa qui, dai. No, dai, questa qui sa, guarda. Ma no, è giovane. Ha una giovane. Faccia di una che sa. Il paese dove si trova Caporetto, Dio, è Caporetto, è in... Sì. Caporetto. Sì. Dai, Trina, aiutami. Io non so niente sta cosa. Dai. Io le guerre non l'ho mai viste. Per fortuna. Caporetto, cazzo, in... il paese, cazzo! È lì, dopo a dopo, destra, dopo l'incrocio! E dopo Patagarro! Cazzo, come si fanno a sapere sta roba? È in Slovenia, coglione! E dopo Patagarro, ti ho detto! Ecco, abbiamo siamo stati eliminati. Ecco. Allora, ragazzi, uomo con gli occhiali, l'ha scelto Rinnegan. Vediamo un po'. La città in cui si terranno i mondiali di atletica leggera quest'anno. Non lo so. E soprattutto che applicazione di che anno è questa applicazione? No, quest'anno, 2016. Siamo sicuri? Penso di sì. No, intanto non so neanche di quella di quest'anno. Pechino? 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 Sì, ma è di 3 anni fa. Salvato in corner. Salvato in corner. L'ultima ruota del lotto. Nazionale. Ah, no? Ah, non mi sembra una ruota nuova, è vero. Allora, il mestiere di Oronzo Canà, personaggio di Lino Banfi al cinema. Allenatore. L'allenatore nel pallone. Allenatore. L'allenatore del pallone. Che film stupido. Dio e ti piaceva? Sì. Piccola, tenera campeggio, facile da montare. La canadese, non la sapeva. Ma io monto alta canadese. Lo è ogni promessa. Debito. Debito, giusto. Ogni promessa è un debito. Cazzo, era facile questa. Adesso dai che lo eliminiamo sto quello degli occhiali. Colui che porta la fiamma olimpica è lo standardo. No, è lui è il Dio mio! Ledroso. Questo lo so, aspetta. Adesso te lo dicono, il tetoforo. Ma non sapevi il tetoforo? Tutti sanno tetoforo. Sì che... Una parola che usiamo ogni giorno. Ciao bel tetoforo. Scegliamo un altro, andiamo a sfidare. E scelgo io la bionda. Ma questa sa. Ma questa è bella, quando sono bella non sono intelligenti. Il primo personaggio animato a ricevere una stella sulla Walk of Fame. Topolino. Topolino. Facilissimo.
Il primo personaggio ha più che raro, unico. Ecco, lo sapeva. Chiaro che va a fare le domande facili a lei. Proprietà, secondo cui cambiando l'ordine degli addendi la somma non cambia. Commutativa. 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 Cazzo, facile. Vediamo cosa chiede a lei. La tipica frittata spagnola. Oddio, la paella. No, la paella. Tortilla, vero? La paella. Ma è messicana. La tortilla. È spagnola, appunto. Nel sangue sono rosse e bianco. Globuli. Ok, facile questa per noi. Vediamo un po' cosa chiede a lei. Se togli una R diventa una porzione. Fetta. Ah, fetta. È vero? Strumenti musicali in legno a forma di conchiglia. Le maracas? No, le nacchere. Nacchere. Facili? Oh, siamo dei geni. Stai zitto. Spacchiamo, ci invitano a ruota lì. Stai zitto che non sappiamo dove è Caporetto. La parte del pneumatico che si consuma, il battistrada. Oh, ma ragazzi, se andiamo a ruota libera, eliminiamo tutti, diventiamo i nuovi campioni di ruota libera. Non ti ripeto che... caduta libera. A ruota libera. Cazzo, abbiamo vinto? Sì, cazzo, altri soldi per noi. Quanti stava? Ciao! Sfondo rosso, capelli ricci. Sfondo rosso, capello riccio. Allora, vediamo un po' la saga che vede Michael J. Fox viaggiare il tempo. Ritorno al futuro. Dio, bellissima saga, tra l'altro. Ritorno al futuro. Perfetto. È una delle cose che tu hai visto anche. E più volte. Allora, si definisce così un amore a prima vista. Colpo di fulmine. Va bene, è schifo. Fa domanda semplice a lui. Il primo metallo ad essere lavorato dall'uomo, il rame, giusto? Dovrebbe essere quello, il rame, sì, dopo c'era il bronzo, l'ottone. Sì, per... l'avvoltoio ne va ghiotto. Carcasse, no. Carogne. Carogna! Carogna! Sono al vento in un romanzo di Grazia Delda e le palle al vento. Non lo so. Al vento, però, no, voci, canti. Cioè, la N alla fine. Sono al vento le parole, no? Parocchie. Pastne. Il pado! Ah! Urda! Le canne al vento! È vero. E non fate tanto di sbruffone nei commenti, che anche voi non la sapevate. Sì, andiamo. Questo col casco sembra intelligente, Allora, la classica parola magica usata dai maghi. Abracadabra. La forma delle donne coi fianchi larghi. A pera. Ah, è giusto, perché è così. A pera. Le donne a pera. Li trasporta senza fatica Obelix. Menhir. Cos'è? Cosa sono i menhir? Sono quelle robe. Ride capelli astri. Le puttanate, le so. Cosa sono? CGL, CISL e UIL? Sindacati, vabbè, cazzo. Semplicissimo, ragazzi, sindacati. Furono pescati a Riace i bronzi. Gli sbronzi di Riace. Gli sbronzi di Riace, ragazzi. Bene, abbiamo vinto. Questa la vinciamo, Il nome della figlia di Fantozzi? Ughina. No. Cazzo! La scimmia. La Bertuccia. No, la Bertuccia. Mariangela. Mariangela. Oh, non mi ricordavo. No, perché la chiamava. La scimmia. Orribile. Oddio, quando c'è così, bellissimo. Però adesso andiamo dal vecchio. Il vecchio saggio, che però non sa le cose nuove. Che rincoglionito. Studio serve gli uccelli. Ornitologo. Ornitologo. Facilissima per noi che siamo delle menti eccelse. Ma non sparare puttanate. Il quotidiano di Torino. La mattina. La stampa. La mattina. Allora, adesso facciamo pantaloni che arrivano al polpaccio. Oddio. Mai sentito Pinocchietti. Fortuna che Rino è anche esperto di moda. Madonna. A San Silvestro si fa pochi secondi prima della mezzanotte. Oddio, al contrario, è vero, è Capodanno. Se ci facciamo un extra qua, ce inculava la grande. Ha scritto le canzoni Baciami ancora. Colonna sonora dell'animo film. Oddio, baciami ancora. Vuoi bere un caffè? Sono pazza di te, tu lo sai. Chi canta l'ha scritta? Tu che sei esperto delle canzoni italiane. Cazzo, baciami ancora. L'ha scritta però.
Donate. Ma che se ce l'avvi? Giorventi. Giorventi, non la so. Giovutti. Giovanotti. Giovanardi, Giovanotti. Giovanotti, ma sono stupido, ma c'è ancora, è vero? E tu metti avanti anche di essere. Lu, allora, no, fermi tutti. Allora, porca puttana. Fermi tutti, per spezzare un lancio in testa sto deficiente. Ho buco? Lui si vanta di essere un grande esperto delle canzoni di Zucchero. E basta. E di Giovanotti. No. Stai zitto che ma mi la... frantumi i coglioni e mi vado. Oh, uscito la lancia, sono oggi, siete che bella. Ma ce l'abbiamo ancora. Non mi... Che buco, ragazzi, incredibile. Mi ricordo. Boh. La sapevo io. No. Allora, ragazzi, prossima volta, se volete altri video, lasciate tanti bei mi piace su Caduta Libera. Ciao a tutti. Prossima volta lo butto giù dal primo piano. Al prossimo video. Ciao.